prendetemi e deponete le armi! Va bene, io già l'ho deponito! Ma ti stizzi! Ma che esisce? Dobbiamo passare la storia! Preciso, capite? Ma se mi dite una tramazzata si passi per prima la storia! Guagliare ma! Arrendetevi, non mi fate incazzare! Persiano! Chiappe di guai e porta a casa! Ah, bravo Leonzio! Ma lo faccio pure io! Persiano! Mannaggia Sanne, mi sa che mi sono cagato sotto! Oh, allora! S'arrete! Perché c'è ma sembra far conosce? Dicetemele, perché? Allora! Uè Mario, stai calmo che qua ne siamo 300 e stiamo pure una frega incazzata, capito? Noi invece ne stiamo incazzati per niente, ma ne siamo soltanto 800.000! Quando ha detto che ne è? Ha detto che ne sono 800.000, signor Leonzi! In culo a nasere, qui se ne è 800.000! Sentali babà, ma niente ne siete un po' troppo, eh? Perché a te che te l'ha ordinato un medico di venire a combattere soli che 300 soldati? 300 soldati, tra cui anche Camille e Billy Capilli. Camille, il rombe, lì, cuglione, proprio mo. Va buono, lì si chiude. Senti, maestro, non mi fa incazzare. Ne sono potuto portare soltanto 300. Litri stanno tutti quanti affatiati. E che tenevo tempo da perdere come volo? Uè, papà, ma li capite di chi stai parlando? Tu stai parlando di Serse, il dio dei dii, il deo dei dei, ma boh, insomma, un re dei re, ma boh! E chi se l'ha mai coperta a questo? E cappone! Siccome ne ha trovato ancora nessuno che gli piace, se aspetti te lo faccio conoscere, può darsi pure che potremmo combinare. Buono, quindi questo Serse è una bella femminuccia. Leonica, complimenti, tu hai grosso bucio di culo, e siccome tu avere grosso bucio di culo, anche se tu nemico di Persia, il nostro bellissimo re Serse avere scelto proprio te come suo amante. Ne impazzime per niente, non ho capito che cazzo sta succedendo. Chi detto, scusa? Maestà, per piacere, facete un'opera mia, dicete. Sono 3 giorni che questo si stanno mangruppati, io non ce la faccio più, mi dà le schiaffature pure sopra la roba e non mi posso ribellare perché sennò consumano macchine. Giua, e tu come diavolo ci sei capitato in mezzo a Senzolo, fammi capire. Ma io non c'entro niente, maestà. Io stavo a trovare uno per la partita a scopo. Subituino, chissà che cazzo capite. E mi si ingroppo dopo i pasti mattina e sera, mi si ingroppo. Per piacere, aiutatemi. Ragiona con destra, Leonida. Non ragionare con tuo culo peloso. Anche perché tuo culo già intenzionalmente occupato da nostro bellissimo reserse. Cada fa col suolo culo a me? Aspetta, tu non pensare male. No, che te impazzito. Costumo se vuoi fare la de pecoris, io penso male. Ma che stai dici? Voglio che tu sappia a chi tu vai a dare culo. Ah, perché è scontato proprio. Il nostro bellissimo reserse è stato eletto Mister Trans lo scorso anno con queste misure. 90, 60 più 30, 90. Mannaggia santa, più 30. Che cazzo ci dai con sono? Calcia copertone là sotto. E di 30 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 21. E a me proprio 30, ma capitano. Proposta di nostro bellissimo reserse essere questo. Apri vecchie. Lui risparmiare a te vita e tu dare a lui... Tu coltellate alla panza, niente. 2 coltellate alla panza vanno bene, maestà? Ma come 2 coltellate alla panza? Ma forse tu non avrei capito una mazza. Adesso io incazzare, eh? Allora io ripetere, apri bene vecchie. Bellissimo reserse risparmiare te vita e tu in cambio mettere a 90 gradi davanti a lui fino a che peli di tue chiappe non caduti tutti per terra. Tu avere solo 30 secondi per pensare. Da questo momento, via col cronometro. Presto, signor Leonida, il tempo scorre. Maestà, facendo... Uè, tu non suggerire! Ma io veramente? Veramente un paio di palle. Aumentiamo 10 centimetri? No, per l'amor di Zeus. E allora tu stare muto. Va bene. Mancano ancora 15 secondi.
Si affretti, signor Leonida. E allora? Chiedo l'aiuto da casa. Ma che cazzo devi chiedere l'aiuto da casa? La risposta? Va bene, ma prima falle calare. E la tua risposta definitiva? Sì, sì. Falle calare un secondo. Reserse, finalmente abemus culus. Sì, sì, abemus culus. Preparati tu. Ciao, tesoro. Frecchete, quanta sei buona. Ma di che sei, lo figlio? Cioè, tu sei proprio ricchione in la R maiuscolo, mannaggia santa. Non si dice ricchione, si dice gaio. Ti prego. E visto che sei gaio, in mezzo a tutta sta gente, le palle la veni a rompere proprio a me. E basta camidio culo e non mi scasse palle. Na nenna ancora ancora una canzone per cantare. Chi ha avuto, 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 chi ha? Avat, 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 scordamme ciò passata, si me persiane maestà. Fregati, complimenti. Ma che ti ha insegnato a cantare? Maria De Filippi. Ma come io ti ho dedicato una canzone e tu mi stai offendo? Ma che ti sei mattito? Tu mi vuoi spezzare il cuore a me? Dio, mamma me diceva, gli spartani, barbuti, disgraziati, ma quando ti fanno arrapare? Senti, dolce gabbana, aspetta. Non imbarlamo, iamoci a fare subito una botta alla rete, così per allenamento. Iam, li vedessi mutandone di lana. Oh, le mutande di lana le porto sorte quando va a battere la stazione. Le mutande mie è fatte di sete, gialle davanti e marrone da rete, Mario. Sì, dai, ingazzati, chi ti inghizza e chi mi fa imbazzì. E dopo minima, tirami le cazzotte, ma dopo fammete. Vabbè, forse non c'è mai capito, in modo la spiega. Allora, innanzitutto a me, qua non è che la Mesopotamia è libero indipendente e uno può fare quello che cazzo gli pare. Entri, esci, fa, dici, niente. Mannaggia santo quando sei alta. Ma questo non c'entra niente. Mo che chi stava a dire? Ecco, vedi, me lo sono scordato. Scusa, spusti un po' la spada che mi dà fastidio a retrascina. Te so, niè la spada. Maestro, ti ripeto, sento una cosa a retrascina. Ne impazzia per niente. Ci credi ai giganti? Oddio, conosco Polifemo, Galeazzi e Pupo. Dei tre conosco solo Pupo. Gelato al cioccolato, mi faccio tuo cognato. Un gelato al cioccolato. Gelato al caramello, poi anche tuo fratello, un gelato al caramello. Se non mi viene sonno, mi faccio anche tuo nonno. No, il nonno no. Perché? Sei geloso? Ma se già un San Mandretro, no, le vuoi finire schiattare. Comunque, carissimo scoppato persiano, niente mette in goccia che a noi spartani abbiamo venuto qua le termofore, come cazzo siamo in sto posto, per metterci alla pecora. Noi siamo allergici a qualsiasi forma di manicotto appontato dietro le chiappe. Per cui, sin da me, assolvemo la situazione in che una partita a carta, a zecchinetta, a rialzo, a lampadina fulminante, a nascondino, e ce la riamma la casa tutti quindi con i culi propri. Ah? Oh, ma che t'ha successo? Non parte il motore? Adesso mi stai facendo veramente incazzare! E quando mi incazzo, mannaggia santa! Da puoi da fa quelli che ti chi, se no t'apri come una chicocci, va buono! E mi dici che sono scuppato, e mi chiami dolce in cabana, e dici che sono per fare bene alla stazione! Oh, ma che cazzo sta qui, guaglio? Mo se ne impiccalete le mutande tutte e 300! Qua non è che facciamo soltanto, a fa prendere per le palle all'albero più alto, va buono! E che cazzo? Siamo nel 480, lo culo si trova per la strada come la lampa lupina e tu stai a fare lo prezioso. Ma mi devi stare a ringraziare perché sono chiesto quella tu. Gola, te tenesse pure da ringraziare. Bravo, tu avere fatto ingazzare come coccodrillo reserse. Io avere avvertito te, dare culo senza rompere palle. Ma tu tosto come travertino e allora adesso tu non avere scelta. O culo o chiappe. Re Leonzio si decida subito che questo ci vuole uccidere. Dai il suo culo, tende una voti. Se proprio ne li vuota, mo' dico quella mia. È meglio un culo oggi che una curtellata tra due minuti. Ma quello di mia suocera non va bene. Non, ma c'ho i tarzanelli. Meglio, culo col tarzanello, succulento e molto bello. Or dunque, ti aiacci sì o no? Oh,
ha visto? Si è agghiacciato. Un applauso per il re Leonzio. Ma che fa? Sono trovato a 40 anni con il culo immacolato e mo arriva con su e mi sono voglio appettare. Ma non esiste. Pille capille! Eccomi pronto a morire per lei, trafitto da 10 Grazie Camille, sempre pronto a morire per